va di festa, è il primo dono di Dio. Quel che porta alla sconfitta è amare la propria vita, cioè amare il proprio. Chi vive per il proprio perde, è un egoista, diciamo noi. Sembrerebbe il contrario. Chi vive per sé si moltiplica i suoi fatturati, chi ha successo, chi soddisfa pienamente i propri bisogni, appare vincente agli occhi del mondo. La pubblicità si martella con quest'idea. Idea di cercare il proprio, dell'egoismo. Eppure Gesù non è d'accordo. È arrivata. Secondo lui, chi vive per sé non perde solo qualcosa, ma la vita intera. Mentre chi si dona trova il senso della vita e vince. Dunque c'è da scegliere amore o egoismo. L'egoista pensa a curare la propria vita e si attacca alle cose, ai soldi, al potere, al piacere. Allora il diavolo ha le porte aperte. Il diavolo entra dalle tasche. Se tu sei attaccato ai soldi, sarà il diavolo. Fa credere, il diavolo fa credere che va tutto bene, ma in realtà il cuore si anestetizza con l'egoismo. L'egoismo è un'anestesia molto potente. Questa via finisce sempre male. Alla fine si resta soli, col vuoto dentro. Il fine degli egoisti è triste. Vuoti, soli, soltanto circondati di coloro che vogliono ereditare. E come il chicco del grande Evangelio, se resta chiuso in sé, se il chicco di grano resta egoista, chiuso in sé, rimane sottoterra solo. Se invece si apre e muore, porta frutto in superficie. Ma voi potreste dirmi, donarsi, vivere per Dio e per gli altri, è una grande fatica per nulla. Il mondo non gira così. Per andare avanti non servono chicchi di grano, servono soldi e potere. Ma è una grande illusione. Il denaro e il potere non liberano l'uomo, lo rendono schiavo. Vedete, Dio non esercita il potere per risolvere i mali nostri nel mondo. La sua via è sempre quella dell'amore umile. Solo l'amore libera dentro, dà pace e gioia. Per questo il vero potere, il potere secondo Dio, è il servizio. Chi si gonfia di cose, scoppia. Chi ama invece, ritrova se stesso e scopre quanto è bello aiutare, quanto è bello servire. Trova la gioia dentro e il sorriso fuori, come è stato per Don Pino. 25 anni fa, come oggi, quando morì nel giorno del suo compleanno, coronò la sua vittoria col sorriso. Con quel sorriso che non fece dormire di notte il suo uccisore, il quale disse: c'era una specie di luce in quel sorriso. Padre Pino era inerme, ma il suo sorriso trasmetteva la forza di Dio. Non una gioia accecante, ma una luce gentile che scava dentro e rischiare fuori. E la luce dell'amore, del dono, del servizio. Abbiamo bisogno di tanti preti del sorriso. Abbiamo bisogno di cristiani del sorriso, non perché prendono le cose alla leggera,
ma perché sono ricchi soltanto della gloria di Dio, della gioia di Dio, perché credono nell'amore e vivono per servire, e dando la vita che si trova la gioia, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Allora vorrei chiedervi, volete vivere anche voi così? Volete dare la vita senza aspettare che gli altri facciano il primo passo? Volete fare il bene senza aspettare il contraccambio, senza attendere che il mondo diventi migliore? Cari fratelli e sorelle, volete rischiare su questa strada? Rischiare per il Signore? Nopino, lui sapeva che rischiava, ma sapeva soprattutto che il pericolo vero nella vita è non rischiare, di vivacchiare tra comodità, mezzucchi e scorciatori. Dio ci liberi dal vivere al ribasso, accontentandoci di mezze verità. Le mezze verità non saziano il cuore, non fanno del bene. Dio ci liberi da una vita piccola che gira intorno ai piccioni, che ci liberi da pensare che tutto va bene se a me va bene. Altro che si arrangia. Ci liberi dal crederci giusti se non facciamo nulla per contrastare l'ingiustizia. Chi non fa nulla per contrastare l'ingiustizia non è un uomo o una donna giusta. Ci liberi dal crederci buoni solo perché non facciamo nulla di male. E cosa vuole, dicevo sempre, non fare il male? Ma è cosa brutta non fare il male. Signore, donaci il desiderio di fare il male, di cercare la verità detestando la falsità, di scegliere il sacrificio, non la pigrizia, l'amore, non l'odio, il perdono, non la vendetta. Agli altri la vita si dà. Agli altri la vita si dà. Non si toglie. Non si può chiedere in Dio di odiare il fratello, togliere la vita a quell'uomo.